Iniziamo questo decluttering che prevedo già dividerà sostanzialmente la mia collezione, cioè proprio la dimezzerà. Infatti tutte le palette che vedrete qui adesso bisognerà fare un lavoro certosino, perché purtroppo è bellissimo avere tante cose, ma si finisce che poi, come ben sapete, i trucchi scadino ovviamente. Non so se avete mai notato, ma dietro ogni prodotto c'è questo simbolino qua, sembra tipo un barattolino, dove c'è scritto la durata del prodotto effettiva, la resa. Iniziamo da questo reparto sopra. Ci sono tantissimi prodotti di Urban qui, però parto da questo cofanetto che è quello di Morphe per Jaclyn Hill. Tra l'altro bellissime queste palette, ve le faccio vedere tutte e quattro. Questa è la Ring di Alarm, che è quella tutta sui toni dei rossi. Poi c'è la Dark Magic, che era una delle mie preferite, con dei bei verdoni scuri. Armed and Gorgeous e Bling Boss, che è meravigliosa tutta sui malva. Ovviamente non le vado a tenere tutte, anche se mi dispiace perché appunto c'è, vedete, il cofanettino. Penso che terrò soltanto la Bling Boss, che è quella sui toni dei malva, col cuore distante in questo momento, altrimenti non le lascerei neanche una. Poi qui appunto c'è la Stone Vibes, che è questa qui, mai usata, è nuova, nuovissima. Nonostante mi piacciono tantissimo questi colori, la metterò via. Ovviamente quando io dico la metterò via intendo dire che la darò a qualcuno. Poi questa qui è la Electric, che ho usato molto, ma è ora di darla via, anche perché non mi piace tanto come scrivenza. Poi qui abbiamo questa che è la Born to Run, anche questa credo mai utilizzata perché è uno schema colori che non mi rapisce, non mi dice nulla, però è bella la fattanza della palette. E poi qui iniziamo con tutte le varie Naked, guardate questa che bella, la Ultraviolet, la tengo. Poi questa qui è la Naked 2, queste penso le darò quasi tutte via, perché di palette nude diciamo ne ho tante. Nonostante questa, vedete, c'è la Naked, è iconica, però che ci devo fare ormai. Questa qui è la Wild West, che era un po' più interessante già come colori, ma li posso ritrovare in altre palette. Naked 3, questa è veramente inutile, cioè guardate la cromaticità. Questa mi ricordo mi piaceva tanto, la Naked Heat, che anche questo dei colori un po' più rossi. Praticamente le sto facendo fuori tutte. Questa qui è la Cherry, penso di questa mi terrò il pennellino perché è carino. Poi c'è questa, la Honey, che pensate neanche me lo ricordavo. Anche qui diciamo il criterio che sto usando è: riesco a trovare i colori di questa palette in altre cose che magari voglio tenere, che già so che posso appunto lasciare? Sì, quindi questa via. Poi abbiamo la Reloaded, questa era carina, questa era veramente una di quelle che valeva la pena. Poi qui di lato invece abbiamo la Full Spectrum. Quanto mi piaceva questa non avete idea, che aveva tutti dei colorini un po' particolari, però non mi piace la scrivenza, quindi via. Comunque ne preferisco altre piuttosto. Questa è la Vice, anche di questa sinceramente un po' inutile, un po' desaturata. E questa si tira fuori così, ok? È fatta in questo modo, via anche questa, sono tutti shimmer. Ecco quello che farò poi, darò una pulitina e rimetto quelle che abbiamo salvato, che in questo caso sono solo due. Sono stata bravissima. Ora passiamo al livello sotto. Qui ci sono tutte quelle di Anastasia, quindi vi anticipo già che la maggior parte non verranno mai donate via, perché sono tra le mie palette preferite, la mia formulazione di ombretto preferito. Quindi iniziamo da queste, va, che sono quelle di Huda, che in realtà mi piacciono tanto anche queste. Allora, la Nosy è fatta in questo modo, credo di questa posso liberarmene, anche perché forse l'ho usata una volta e basta. Tra l'altro abbiamo anche la sezione delle palette piccole poi da controllare. Questa invece mi piace da morire, la uso tantissimo, la Rose Quartz. Salviamo, intanto la metto qui sopra. E questa qui è quella nuova, che è la Empowered, che è fatta in questo modo, ma credo la darò via. Ora, la bestia da domare. Questa qui è l'Ambrazy di Anastasia, appunto. Molto bellina. Molto varia, più che altro, vedete. Ha un po' di rossi, un po' di malva, un po' di glitter. Cioè, c'è tutto, mi piace lasciarla. Questa qui è l'ultima, che è la Rose Metals, che però ha delle colorazioni che non mi accattivano per niente. Questa qui è la Soul Tree, mi ricordo mi piaceva da morire perché ha tutti dei colori molto freddi, quindi la tengo. Le tengo anche in base a quello che mi ricordo che ovviamente utilizzo. Questa Soft Glam, un'altra immancabile. Cioè, guardate quanto la uso. Anche tipo solo per lavoro. Poi, questa qui era quella con Jaclyn. Via perché non mi ispira. La Riviera, questa era super colorata, ma macchiava un sacco, quindi via. Abbiamo quella con Charlie,
che forse credo di non averla mai neanche usata. La Subculture, che è anche qui molto desaturata, molto invernale, ma credo la darò via. Questa qui è la Lisa Edwards, che invece tengo perché mi piace veramente tanto 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 tanto. E poi ci sono le palettone grandi, queste qua di Norvina. Allora, vediamole una per una. Questa qui è la Volume 1. In realtà dovrei vederle tutte aperte queste e poi decidere, perché alcune erano molto simili. Questa qui volume 4, mi ricordo che mi piaceva abbastanza, un po' più sui rosa. Questa qui volume 3, non mi piace molto, devo essere onesta. E questa credo sia, sì, la volume 2, che è fatta così, c'è anche una cialda che è venuta a mancare, infatti la do via. Quindi penso mi terrò questi due. Puliamo il ripiano anche qui e appoggiamo il bottino insieme a queste e questa. Lascerò i survival di ogni ripiano, così poi alla fine vediamo. Qui c'è forse uno dei miei ripiani preferiti, con tutti i marchi italiani, perché questa è Moolah & Nabla sostanzialmente, e anche qui formulazione top, mi piace tantissimo. Partiamo da queste laterali. Questa è la Read My Mind Palette, con questo schema colori. Mi piace tantissimo questa striscia qui, che si chiama Sage. Il resto non è che mi faccia impazzire, però la tengo perché l'ho usata veramente poco, se non mai, credo. No, credo mai, perché è intatta. Poi qui abbiamo la Poison Garden. Ci sono tantissimi colori che mi piacciono di questa palettina, ma penso la sacrificherò. Questa qui è la Soul Blooming. Questa invece mi piace veramente tanto tanto tanto, quindi la tengo. Come credo terrò anche questa, che è la Secret Palette. Mi piace moltissimo, ci sono dei colori che uso molto spesso. Poi la Dreamy 2, tutta sbrilluccicata, però credo la sacrificherò, nonostante mi piaccia tantissimo, cioè guardate anche il pack. Poi questa è la Dreamy invece, la prima, la tolgo perché non la uso da un sacco. Proseguendo, continuiamo con quelle di Nabla, abbiamo questa in bilico qua, che è una delle mie preferite, la Side by Side, super nude. C'è veramente tutto in questa palette. Penso sia la palette che consiglierei più di tutti. Poi ci sono tutte quelle piccoline, tutte le cutie palette. Questa è la Midnight. Le adoro queste qua in realtà, perché sono divise per gamma colori. Quindi questa è tutta sui blu. Poi c'è questa che invece è più sui nude. La Metropolitan. Ecco, forse questa è quella che toglierei. Poi abbiamo la Coral, anche questa posso farmene una ragione. Poi c'è la Platinum, che è questa, ragazzi, c'ha questo colore che è meraviglioso, però credo la darò via. Wildberry è questa qui invece, però ha delle tonalità molto interessanti, quindi la tengo. Quindi finora ne abbiamo salvate tre, ne manca una sola, che è la Analog, però posso farne a meno perché ho altri colori simili. Che brava mamma mia. E sono le mie preferite, quindi è tutto dire. Poi queste sono tutte quelle di Moolah. Questa è la collezione di Achille Lauro, però non mi parla particolarmente. Poi Unconnected, anche qui avrò dei problemi perché le adoro tutte tanto, infatti questa penso la tengo, come assolutamente tengo la In My Birthday Suit, che è una delle mie preferite, e poi la uso anche qui sempre per lavoro eccetera. La MILF invece credo la darò via, l'ho usata perché l'ho usata, però attualmente non rispecchia molto le mie caratteristiche, e poi ho altre cose che posso tenere. Poi abbiamo la Anarchy Glam, anche questa posso farne a meno. Questa, ragazzi, iconica, è stata la primissima palette di Moolah, infatti ci sono legata più per una questione affettiva, ma penso la toglierò. Questa invece è la Different 2, stra utilizzata, come vedete si è anche rovinata, si è un po' rattrappita questa via. Poi ci sono le due piccole della collezione Kali, che come vedete tutto l'olio dei glitter si è ossidato, quindi queste vanno proprio buttate. Come dicevo, poi è passato anche tempo. Mi piaciucchia, ma ho altro. Poi questa è la Glitter Dot, che ha questi colori qua. Mi piace tantissimo questo colore, però non vale la pena tenerlo solo per quello. E qui ne abbiamo altre, di quelle più compatte. C'è la Freak Show, che mi ricordo mi piaceva tantissimo, però adesso si è un po' rovinata, anche questa ho buttata. Bella Vita, questa ha dei colori belli, particolari, ma che posso ritrovare, quindi la regalerò. Queste, ragazzi, mi piacevano da morire. Sono la Daily Mood e la Good Vibes. Belle rovinacchiate, eh? Queste gli diciamo bye bye. E anche qui abbiamo fatto il nostro sporco lavoro. Devo dire che ho fatto fuori quasi tutte quelle di Moolah, mio malgrado.
queste sono le sopravvissute. Allora, partiamo da questa, che l'avevo presa, ma forse non l'ho neanche mai usata, che è la Conspiracy. Infatti è praticamente intonsa, regalare. Poi qui abbiamo questa di Simple Beauty. Ci sono un po' di colorini interessanti, quindi questa la tengo. Poi questa qui invece è quella di Morphe. Credo la darò via, diciamo l'avevo presa più che altro per la questione glitter, ma ne ho altri. Questa invece mi piace tantissimo, che è quella di Niki Tutorials e Beauty Bay. Veramente mi piace tanto tanto tanto. Questa qui è quella di Urban con Game of Thrones, cioè la voglio tenere soltanto per una questione affettiva, ma credo la darò via. Cioè guardate qua che meraviglia. Questa qui è l'Elegantissimi di Neve Cosmetics. La regalerò a mia madre perché usa sempre questi colorini. Poi questa non se ne parla assolutamente di darla via, lo sapete meglio di me. Quella di Colourpop per i BT21. Jawbreaker di Jeffree Star. Mi piaciucchiano le texture di quella di Jeffree Star, ma non di questa palette, quindi via. Questa qui è la collezione di Sabrina con NYX, il super libro. È bellissima esteticamente, ma i colori li ho usati forse due volte. Bisogna pensare alla praticità. Mi era arrivata tutta rotta, ho dovuto ricompattare tutti gli ombretti, mai usata, quindi via. Cioè se non l'ho usata fino adesso non penso succederà. Questa qui invece mi piace da impazzire. Avete capito che mi piacciono le formulazioni di Jaclyn Hill con Morphe? È un po' sprecata, nel senso, secondo me poteva mettere meno colori simili e fare una palette più piccola, però mi piace. Come mi piace la Carnival 3, questa qui non la darò mai via, perché quando mi serve una cosa super colorata io mi porto sempre questa dietro. Idem con la Carnival XL Pro, questa anche per lavoro, vedete, c'ho tipo tutte le tonalità. Questa è quella di James Charles per Morphe. Mi piace perché ha le cialdone grandi, ha dei bei colori. Questa la uso quando faccio dei make up tipo scenografici e so che posso rovinare tra virgolette gli ombretti. Infatti vedete, alcuni li ho grattati, quindi la tengo. E questa qui è quella di We Makeup con tutte le cialde, che però penso darò via perché anche qui ne ho altre così grandi che possono sostituire questa. Ecco qui le nostre sopravvissute. Scendiamo ancora più giù. La prima che vi prendo è l'iconica. Questa in realtà, ragazzi, io la tengo perché a me piace tantissimo. Queste qua invece penso le toglierò perché ho già altri colori simili, una è fredda e una un po' più sgargiante. Questa è la Vintage Vibes di Martina e Gaia, che vado a togliere sempre perché ho già queste tonalità. Questa è la Glitters Eve, che era quella che era uscita per Natale, tutta brilluccicosa. Però anche questa via perché tanti glitter li ho già. Questa è quella di Evelina, che ha dei bei colori ma come vedete non l'ho mai utilizzata, quindi non credo la riutilizzerò. Poi qui ne è spuntata una di Kylie, che in realtà è l'unica di Kylie che ho, quindi me la tengo. Questa qui, la That's So Fetch, che abbiamo fatto io e Julie, assolutamente la tengo perché la adoro. Questa è la Basic Witch di Juno Cosmetics. La tengo perché ha delle tonalità che mi ricordo che uso molto spesso. Poi qui abbiamo Makeup Obsession, questi colori no, quindi via. Questa di Juvia's è meravigliosa, ha queste cialde giganti, ma anche qui l'avrò usata pochissime volte purtroppo. Questa qui mi piace tantissimo, è la Book of Magic e la tengo. Poi abbiamo quella di Too Faced che avevano fatto per l'anniversario, che è gigante, vi giuro gigante, mai usata, quindi via, però è bellissima. E poi abbiamo queste che sono tutte quelle di Erichioba. Vediamo un po', c'è questa che è molto delicata come toni, molto grigia, però bella, può essermi utile. Poi abbiamo quest'altra che è tutta sui toni del nude, però ne ho già altre così. Questa anche via, questa ha dei colori un po' più rosini, però posso trovarli da altre parti, quindi via. Questa qui è molto carina, ma la toglierò. E poi abbiamo questa, anche qui sui toni del nude. Ecco le nostre sopravvissute. Ricordo che avevo già fatto un piccolo decluttering qua, ma dobbiamo rifarlo ovviamente. Qui ci sono un mix di colori, avevo messo un po' di cialdine. Le darò tutte via perché guardate quanto si assomigliano. Questa è un'altra palette piena di cialdine, come anche quest'altra palette qui. Di queste dovremo fare una accurata selezione, magari tengo una palette magnetica e mi tengo solo i colori che mi servono. Idem queste due, sono di Nabla. Questa era tutta matte, questa era tutta shimmer, l'avevo fatta, però credo le toglierò entrambe o comunque terrò pochi colori. Poi questa qui di Revolution, un po' colorata così, però la tolgo più che altro perché ha dei colorati shimmer e non li uso molto spesso. Questa di Wycon,
so già che la tolgo perché ne ho altre così. Ormai insomma penso abbiate capito il criterio qual è. Questa idem. Poi abbiamo queste tre di neve. Allora, questa l'avevo composta io, però dei colori veramente che non uso. Cioè, ci sono anche delle cialde carine, quindi farò anche di questa, credo. Ne terrò una e scelgo quattro colori. Questa qui mi piaceva tantissimo. Era la Bright Matte perché aveva questi colori. E la palettina costava tipo 8 euro, una cosa veramente molto 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 carina. Però la darò via perché avete già visto questi colori, presumo di sì. Poi questa è la versione mini di quella di Jeffree Star e Shade Dawson. Via anche questa. Come via anche questa di Diego Dalla Palma, che è bellissima, mi piace tantissimo la formulazione, ma non la utilizzo. Questa di Pixie, molto carina, credo la terrò. Poi questa è la Glitch, che aveva tutti dei colori belli cromati, però non la uso molto. Come anche la Basic Beach di MAC, no. Idem questa di Zoeva, anche questa bellissima, la Nude di The Balm, ma non è più il suo tempo. E questa invece è meravigliosa e penso la terrò ancora per un pochino. Qui abbiamo solo due sopravvissute, più quelle magnetiche che devo ancora vedere. Ultimo ripianino, proprio non prendo quasi mai, quindi qua ci sarà una bella cernita. Tra l'altro sono tutte impolverate, cioè nonostante io pulisca tutti i giorni. Vediamo un po' che cosa tiriamo fuori. Questa qui di Wet n Wild, usata, devo dire, ma non troppo, quindi via. Questa qui, mamma mia, la terrei solo perché c'è Ariel appunto, ma non l'ho mai usata, l'avevo presa solo per questo. Questa invece è bellissima, cioè proprio il pack, ragazzi. Questa è la linea ancora di quando c'era Kat Von D ed è fatta in questo modo. La darò via perché non la uso, ma bella. Questa sempre di Kat Von D, molto bellina, ma non mi fa impazzire. E qui ci sono tutte quelle di NYX e Pupa, se non mi sbaglio. Però queste le do tutte via perché tutte quelle che insomma non utilizzo. Questa qui, la Metal, ci avevo anche fatto un lavoro con NYX, bellissima, l'ho usata tantissimo. Queste invece sono tutte quelle divise anche qui per colore di Pupa, quindi vediamo un attimo. Questa è la Bright Violet, che posso togliere. Spicy Nude idem. Questa qui Hot Flame. Cosmic Queen, alla fine le ho tolte tutte. E idem queste qua di NYX. E qui sopravvissute zero. Breve panoramica, vi faccio vedere quante ne sono rimaste alla fine. Molto poche, poi dopo sistemiamo e vi faccio vedere. Adesso passiamo a quelle piccole. Eccoci qua l'altra parte della Makeup Collection. Tiriamo fuori il cassettino palette. Come vedete ce ne sono tante. E nel corso del tempo che mi arrivano, ovviamente poi io le metto sopra e continuo, no, a stratificare. Quindi andiamo a vedere cosa si può fare. Qui vi dico già che non sarà dimezzato, cioè di più praticamente, ma bisogna pur iniziare. Allora, questa è quella che ho preso in Corea, che uso come passepartout, che mi porto in giro, quindi la teniamo. Però come vedete, tipo di Colourpop è pieno di queste palettine da 4 colori e sono anche qui tutte divise per toni. Infatti qua ci sono tutte quelle sul giallino, insomma, sul verde, nero, grigio. Perché ad esempio questa è molto simile, guardate, a quella lì che ho preso in Corea. Infatti sarei tentata di tenerla, però c'è quell'altra, quindi non si può fare. Questa invece è troppo scura, quindi penso la toglierò. Anche queste le tolgo. Questa potrebbe essere utile perché ha un po' di colori scuri, ma già l'abbiamo nelle altre palette, praticamente tutte via. Poi quale altre abbiamo? La maggior parte delle zone di Colourpop perché mi arrivano in continuazione. Queste qui, allora tengo questa qui di Tutti Rosa perché effettivamente è un colore di ombretto che non ho da tante parti, mentre questa la mettiamo via, come anche questa, perché blu un poco. Poi prendiamo a caso questa qui di Patrick Star con MAC, credo sia anche questa, credo la darò via. Quando si ha così tanta roba è uno spreco e mi spiace. Poi questa qui di Smashbox in realtà è molto carina, per una cosa veloce la tengo perché appunto ha tre colorini base. Poi questa qui è una delle ultime che mi è arrivata da Mula, che in realtà, e l'ho composta così, mi piace perché è particolare. Poi qui ci sono altre di queste di Colourpop fatte così lunghe. Questa qui credo la terrò perché ci sono dei colorini carini che sono un po' grigini, però queste due via. Queste due invece le tengo perché sono interessanti, una sui coralli e una sui viola. Come penso darò via anche questa di Norvina, che ha dei colori belli, ma
Questa qui di MAC è super carina, forma di pandino, è fatta così, non la uso mai, ce la terrei soltanto perché ha questo blush tipo lillino. Poi un'altra di Anastasia, sempre di Norvina, fatta così, via. Questa è la Soft Glam piccolina di Anastasia, che è molto carina, infatti la tengo perché anche questa passepartout piccolina. Queste sono le mie tre di Sailor Moon che ovviamente mi tengo. Queste sono le tre della linea dello zodiaco, i segni di terra. Mi piaceva così tanto che non ho buttato neanche le scatoline. Però mi ricordo, ecco, i colori del toro non è che mi facessero impazzire, infatti. Vediamo il capricorno, carina. E vergine, che tra l'altro, così, piccolo TMI, siamo io, mia madre e mia sorella, letteralmente, perché io sono toro, mia sorella è capricorno, mia madre è vergine. Siamo tre segni di terra, non me ne ero mai reso conto. Ma credo terrò quella della vergine. Poi peschiamo sempre random un'altra di Colourpop, avevate dubbi. Questa credo sia anche una delle ultime, che ha questi toni già visti. Oddio, non mi entrano più le palettine da dar via, non so più dove metterle. Poi, allora, questa qui è la All Amethyst, tutti questi toni belli viola, che però vorrei comparare a questa e a questa quando erano uscite le palettine, tutte versioni cromate, che infatti si assomigliano molto se vedete. Terrò questa, l'Amethyst, e darò via queste due. Cuore forte per fare questa cosa, ripeto. Poi c'è quella della linea di Nightmare Before Christmas, non la voglio dare via solo perché è della linea di Tim Burton, Jack Skeletor, eccetera. Infatti potrei tenere, perché effettivamente i colori sono bellini. Questa qui di Astra invece è super carina, però ha dei toni un po' troppo nature e già li abbiamo, quindi via. Vabbè, guardate come sono stata brava finora. Poi queste qui sono tutte quelle di Huda, quindi vediamole una per una. Chocolate Brown ha questi colorini così, la togliamo. Love Fest, questa è una delle ultime, tolgo anche questa. Wild Tiger, ha troppi gialli, quindi penso lo toglierò. Questa invece è molto interessante e carina, ed è questa, quindi la terrò. Sono tra le prime, penso, che abbia fatto così piccoline, che sono la Ruby e la Emerald. Questa, molto molto bellina, l'ho usata tanto, però già abbiamo questi colori. Emerald, molto carina, questa credo la terrò perché ho poche palette verdi. Queste due sono le Color Block, una è fatta così, però e l'altra è tutta sui celestini. Credo darò via entrambe. È che hanno i cake liner, come vedete, questi qua che si attivano con l'acqua. E ci sono rimaste tutte queste di Colourpop. Allora, vediamo prima quelle delle collezioni. Infatti c'è questa di Mulan, che vi giuro la terrei solo perché c'è scritto Mulan, ma non l'ho mai usata, quindi via. Poi c'è questa dei cattivi della Disney, che anche qui non l'ho mai usata, la terrei solo per la collezione. Poi c'è questa di Sailor Moon, guardate che carina, che però credo terrò perché effettivamente ho pochi colori così tenui. Poi c'è la Limoncello, questa qui invece la do via, anche se mi piace tantissimo questo colore indaco, però non posso tenere la palette per una sola. Questa si chiama Off Melrose, molto fredda come toni, però è sempre piena di marroncini, quindi via. Poi Good as Gold, anche questa via, come anche la Big Poppy e la Grandeur. Sono sempre tutte molto simili, sono bellissime perché queste di Colourpop sono veramente belle belle belle. Gli ombretti di Colourpop sono tra i miei preferiti low cost. L'unica cosa, purtroppo Colourpop ha un sacco di dogana, io sono fortunata perché mi mandano tutto. Poi qui abbiamo la Cherry Crush, anche questa la togliamo, come credo anche questa, esatto, troppi gialli. Queste due invece sono molto combattuta perché addirittura questa l'avevo comprata io perché mi piaceva troppo, sapete che io sono ossessionata con Frozen. Questa qui di Elsa, infatti la tengo. Questa qui di Anna, invece credo di poterla dare. Poi abbiamo questa che si chiama Bitty, che in realtà è molto graziosa perché ha un sacco di glitter, quindi teniamola. E abbiamo le sopravvissute che devono essere ancora smistate. Questa qui è la Strawberry, in realtà abbiamo già tenuto una palettina con queste colorazioni. La Peach, questa possiamo anche farne a meno, mi piace tantissimo questo, ma possiamo ritrovarlo. Anche questa possiamo farne a meno, si chiama Main Squeeze. Poi Just My Luck, secondo voi che colore potrà contenere? La Verdosità, questa l'ho usata, l'ho usata, mi piaceva, però abbiamo già tenuto l'altra verde. Poi abbiamo questa di blu che mi piaceva tantissimo, guardate quanto l'ho usata. Questa invece ha tutte tonalità scure, me la tengo perché non ho una palettina effettivamente
che tiene tutti gli scuri. Ecco qui le nostre sopravvissute. Devo dire, guardate la differenza con quelle da dare via. Infatti qua credo ci metterò anche le altre palette, quelle più grandi. Vi faccio vedere come ho sistemato tutte le palette alla fine. Le ho messe tutte in questo cassetto, almeno la maggior parte. Quindi qua potete vedere tutte quelle che ho ottenuto. Ho cercato di incastrare nel migliore dei modi, però rispetto a prima, cioè... che avevo una libreria intera. Le altre alcune sono qui, di quelle troppo lunghe, e invece quelle più alte le ho messe qui. Ma poi quando arriveremo alla fine di questo decluttering vi farò vedere tutto bene sistemato. Infatti vi aspetto poi nel prossimo video con un nuovo episodio di questo decluttering mega gigante, che non so neanche quanti chili di trucchi sto rimuovendo. Grazie per aver visto questo, vi mando un bacio grande, ciao!